Se maggio è il mese dei monumenti dedicato alla scoperta del patrimonio artistico e culturale della città, giugno diventa quello dei giovani. Ad istituirlo è una delibera di giunta proposta dall'assessorato retto da Alessandra Clemente per portare l'innovazione e la creatività giovanile nelle politiche di sviluppo locale. La vera innovazione è quella di rendere le politiche giovanili qualcosa di programmatico nella città di Napoli e quindi con delibera abbiamo deciso che il giugno sarà completamente dedicato ai giovani, cioè un mese dove la città decide che il cuore sarà il suo straordinario patrimonio umano e quindi le sue giovani generazioni. Tutto il mese sarà animato da un ricco programma di iniziative finanziato dall'assessorato ai giovani attraverso un bando che ha promosso le migliori idee progettuali pervenute dalle associazioni giovanili della città. Io credo fortemente nell'investire sul pubblico giovane, cioè sui giovani di questa città, perché comunque saranno il nostro futuro e comunque fanno crescere culturalmente tutto ciò che avviene in questa città, dalla musica al teatro a tutte le forme di arte. Sono previsti laboratori di marketing, poesie su autobus in movimento, performance artistiche e musicali e tanti altri eventi che si concluderanno venerdì 28 giugno nella Villa Comunale di Scampia con il festival Il Clan degli Artisti, vincitore del bando lanciato dal Comune. Il Clan degli Artisti è un'idea tra l'altro credo molto bella che io credo possiamo ricollegare ad una frase di Peppino Impastato, il quale sosteneva che se noi ai giovani insegniamo la cultura e la bellezza, li educhiamo al valore della libertà e quindi a capire di quanto orrore, di quanta bruttezza vi sia nelle mafie e nella camorra e quindi a riprendere in mano il loro destino e quello della loro città. Il 28 di giugno a Scampia, un parco che abbiamo fortemente deciso di voler rendere nell'arco di 2 anni un luogo normale dove tutti i giovani della città di Napoli decidono di andare, da prendere il sole per vivere di arte e cultura. Clan degli Artisti poi è un messaggio importante, il nostro diritto a vivere d'arte, bellezza, cultura e non vivere d'altro, di violenza, droga, camorra, spaccio.